L'Atletica Lido delle Rose vi dà l'appuntamento alla 10ª edizione della notturna sul lungomare a Roseto degli Abruzzi, e anche il Memorial Viva Brigitte sta per partire la gara. Compleanno è stato festeggiato, la 10ª edizione è arrivata e adesso Nino Di Ruggero, lo conoscete perché è l'organizzatore della notturna sul lungomare, è lui ormai storicamente, 10ª edizione con record. Beh, ci hai messo una bella candelina stavolta, ci vuoi ricordare i numeri? Non lo so, però abbiamo superato gli 800? Competitiva e non competitiva, i ragazzi penso che sopra 800 sì. Bene, 800, 850. Beh. Dove vuoi verificare? Dove vuoi arrivare? Oltre 1000. Superare il muro del suono. 800. Una bella folla. Roseto impazzisce di gioia per te. Quindi sicuramente il sindaco sarà contento di vedere tutta questa folla, questa gente. Abbiamo rispettato, perché lui mi aveva chiamato per rispettare un po' i termini della chiusura. Io l'ho rassicurato che per le 11, prima delle 11 sarebbe riaperto tutto. Lui pensava dopo mezzanotte, no, a mezzanotte non ci arriva, a mezzanotte. Quindi. Allora, sei stato premiato, siete stati premiati come staff organizzatore per questa 10ª edizione, nonostante l'ultimo periodo non sia stato neanche facile per te, perché hai subito un intervento a un braccio, sei caduto, hai qualche piccola sfortuna, ma poi sei stato ripagato. Alla fine l'impegno paga sempre. Sono i pro e i contro, perché senza infortunio io sono un po' frenetico, e quando uno sta con le energie sopra usa l'energia ma non usa il cervello. Adesso che non ho potuto usare l'energia, ho usato il cervello. Quindi diciamo che l'anno prossimo, se non c'ho nessun infortunio, facciamo le corna, userò il cervello, nel senso che mi siedo e penso e guardo e vedo che cosa posso fare, perché quando io so le cose a memoria da fare, però siccome le so e voglio fare questo e voglio fare quell'altro, alla fine insomma troppe cose si affollano e diventa un casino. Invece quest'anno mi sono organizzato e le cose sono venute mano a mano, praticamente mi sono ritrovato senza affanno. Lo so che aspettavate questo momento del nostro speciale, la clip sui vincitori. Vi dico tutto. Come volevasi dimostrare, ha vinto Biniam Senibeta Adugna della Vomano Gran Sasso in 30-50. Non c'è stata gara. Al secondo posto Alberico Di Cecco della Vini Fantini, 32-25. Terzo Francesco Raia, Podistica Newcastle, in 32-43. Al quarto posto Antonio Bucci, Tocco Runner, 34-05. Quinto, bravissimo, Fabio Pavone dei Bersaglieri, 34-27. Poi nell'ordine Trulli, sesto posto. Di Furia, settimo posto. Angel, ottavo posto. Scarinci, nono. E chiude il lotto dei 10, lo sterzo.
Anche in campo femminile la vittoria è stata netta, troppo forte Marcella Mancini con la Mara Avis Marathon in 36:59 per percorrere i circa 10 km tutti pianeggianti della gara. Seconda piazza Gloria Ciccotelli, runners chiedi 39:37. Al terzo posto Maria Rosa Bighetti del team Valtellina 40:47 e poi tanti altri per l'edizione dei record. Marcella Mancini conosceva bene il percorso, le caratteristiche di questa notturna. Sì, diciamo che qui già avevo vinto nell'edizione 2012-2014, ma non è che mi ricordo perfettamente, comunque un paio di volte sono già stata qui. Il percorso è molto bello, è un percorso veloce, si affaccia tutto sul lungomare di Roseto, solo che l'unico problema che ho è quando un pezzo di strada che è un po', diciamo, un po' meno illuminato. Però per il resto complimenti agli organizzatori e bella gara. Che cosa chiede ancora Marcella Mancini all'atletica, considerando che hai fatto tantissimo a livelli molto molto alti, continui ad andare forte? No, diciamo che adesso sto correndo con una squadra nelle vicinanze di San Mietto che si chiama Mara Avis di Cupra Marittima e ci divertiamo la domenica a fare le gare, diciamo, locali, quelle marche Abruzzo, però non è che mi avventuro più come una volta a fare weekend fuori eccetera, però i ritmi sono ancora buoni. Senti, quando ti guardi intorno, no? Certo è difficile trovare un avversario su base regionale per quanto riguarda Marcella Mancini, gli stimoli dove li trovi? Li trovi perché chiaramente gareggi con tanti uomini, ma a livello femminile è difficile trovare una donna che possa stare al tuo passo. Sì, diciamo che è un periodo che vedo poche ragazze forti, anche nelle vicinanze, ma anche fuori, non è che ci siano atlete di alto livello. Purtroppo 10 anni fa, quando si correva molto più forte, c'era molta più competizione, però diciamo che io mi diverto così ad arrivare con qualche ragazzo, diciamo, come obiettivo. Che cosa posso chiedere a Dugna, considerando che vince sempre? Posso dire che magari stai diventando un maratoneta e che magari queste distanze ti servono anche per fare una buona preparazione a livello di ritmi più veloci? Beh, veramente ora sto preparando maratona e maratona di campionato italiano di maratona a Verona. Mo ora stiamo preparando con il mio allenatore coach Andrea Giocondi, 800 metrista, ha vinto Europa e campionato italiano, quindi stiamo facendo un lavoro specifico con lui. Qui a Roseto sei partito subito deciso, hai preso il largo e hai ottenuto, se non vado errato, la tua miglior prestazione qui sul percorso della notturna. Ma ormai io percorso conosco qua a Roseto e quindi ho deciso i primi 5 km sotto 3 al chilometro e ho deciso, ho fatto sotto 3 e poi dopo ho guardato indietro e quindi sono andato tranquillo, ma ho fatto bella gara. Stai cambiando anche un po' il tipo di preparazione, di allenamento, no? Sì, ci sono i tattici come devo fare, quindi è andata benissimo, va bene. Senti, sulla maratona invece che cosa vorresti fare? Perché nelle gare su strada, quelle brevi, almeno in Abruzzo sei praticamente imbattibile. Ma in Abruzzo, diciamo, sì, anche le altre regioni del Marche, del Lazio e Puglia, sto facendo le gare su strada 10 km e mezzo a maratona. Mo adesso stiamo obiettivo a vincere il campionato italiano maratona di Verona. Io e il mio allenatore abbiamo deciso a vincere titolo campionato italiano. Crono che vuoi fare? Obiettivo sotto 2 ore e 20, intorno a 18. Grazie. Roseto degli Abruzzi, by night, il lungomare, tanta gente, c'è podismo,
c'è turismo, ma sapete che questo è un nuovo fenomeno che sta prendendo piede sulla nostra costa? Oggi parliamo di turismo, anzi di podismo, anzi di turismo podismo. Presidente di Turismo Podismo è Luca Delli Compagni, che ci spiega intanto il nome che fa capire qualcosa, avete un bel progetto in mente. Sì, sì, il nome è nato dal fatto che noi viviamo, ci alleniamo in un territorio bellissimo che è Giulianova, Abruzzo, ma anche nelle zone limitrofe, come questa sera siamo qui a Roseto degli Abruzzi. E correndo ci siamo accorti che facciamo turismo e quindi abbiamo fondato un'associazione che si chiama Turismo Podismo. Oggi, questa mattina, mi sono allenato con dei turisti e gli ho fatto vedere dei percorsi molto suggestivi correndo. È quello che cercate di fare tutto l'anno. Voi siete giovani, avete grandi prospettive, avete dei numeri, diciamo, piccoli per quello che riguarda il podismo, ma state crescendo e poi avete un sacco di idee in testa. Sì, sì, piccole per il momento, non che sia una nostra scelta, però per cercare di farlo durare nel tempo c'è anche una selezione all'interno del nostro gruppo. Ci vogliamo assicurare che tutti coloro che si iscrivono amino veramente il podismo e possano durare negli anni. Un saluto per concludere da Paolo Sinibaldi, immagini e montaggio di Luca Romano, la TV Lab che anche questa volta ha fatto gli straordinari. È salito anche in moto per proporvi il meglio del meglio del meglio del meglio.